una marea nero-verde a supporto della squadra di Grandoni. Spettacolo in tribuna per spingere Camerlengo e compagni al Mariani Pavone di Pineto contro l'Olimpia Agnonese. Michael Traini mobilissimo in attacco, out Mancino, assistenza per Marzola che sfiora il vantaggio al primo affondo sostanzialmente del Chieti in attacco. Traini in tandem con Bruni che vince il ballottaggio con Bruschi, non al meglio della condizione. Minacori lo spunto che chiama in causa Pablo Acosta, decisivo nel frangente, Stefano Camerlengo ad opporsi sull'argentino. Ma ecco l'episodio che può indirizzare il match. Frabotta interviene duro su Traini per Giacometti della sezione di Gubbio. Non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Proteste veementi, vibranti del Chieti che però nella fase centrale di prima frazione cinge d'assedio l'Olimpia Agnonese. L'imbeccata di Fantauzzi per la testa di Traini che non inquadra lo specchio. Quindi l'occasione per Andrea Marzola in percussione, il prodigio da parte di Ahmed Mejiri, strepitoso l'estremo difensore altomolisano. Nella ripresa l'Olimpia Agnonese appare maggiormente organizzato, più lenta la manovra del Chieti, Viskovic dalla bandierina, Ivan Perkovic che trova la pronta risposta di Camerlengo, immagini di Galvano Coppa, ottimo lo spunto di Marco Vittiglio sulla catena di destra, palla per Matteo Milizia, stop di petto e girata davvero apprezzabile, buona la prestazione di Vittiglio costretto poi ad uscire per infortunio. Fuori Bruni, dentro Bruschi per il Chieti, staffetta tra i due, quindi ancora Traini sul primo palo a raccogliere l'invito di Pane Casio, altra chance per i neroverdi, ma nel finale doppia occasione per i Granata, decisivo Brugaletta sulla linea, sulla conclusione a botta sicura di Conè e poi Geronimo Viskovic, argentino di chiare origini croate, per Acosta che sfiora il vantaggio, ma termina così, impatta Alessandro Grandoni, i teatini che sbarrano la porta per la prima volta in stagione a Pineto. Chieti 0, Olimpia Agnonese 0.